Ben ritrovate a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale vogliamo parlare di PIP per gestire i pacchetti dei programmi scritti in Python. Ecco, quindi che cos'è PIP? È un package manager ovviamente, come recita il titolo, per gestire i pacchetti, quindi è un package manager, detto in inglese. E è un package manager né più né meno di altri gestori di pacchetti che ben conosciamo, come lo sono Ubuntu Software Center o Synaptic. E quindi anche PIP si occupa, come questi altri software, di gestire dei pacchetti, però appunto non i classici pacchetti Debian o Red Hat, Debo, RPM che costituiscono i repository del nostro sistema, in questo caso per esempio Ubuntu, ma anche di altre distribuzioni, quindi non è un software per gestire questo tipo di pacchetti, ma un altro tipo, ovvero dei pacchetti contenenti dei programmi scritti esplicitamente e specificatamente in Python. Python che cos'è? È un linguaggio di programmazione. E vi lascio qui un riferimento alla classica omnipresente Wikipedia, pagina di Wikipedia, dove vi spiega che cos'è Python. È comunque uno dei tantissimi linguaggi di programmazione, di sviluppo software esistenti al mondo. E perché ne parliamo? Perché Python è un linguaggio di programmazione fra appunto i decine e decine, centinaia che esistono, che ha avuto molto successo. È nato nel 1991, come vedete qui e come troverete sicuramente in questa pagina di Wikipedia, e appunto ha avuto molto successo. Cosa vuol dire questo? Che il successo porta molti sviluppatori portano molto software. Quindi, avendo una grossa quantità di software scritta in Python, si è arrivati anche a creare questo PIP, appunto il package manager dedicato al software sviluppato in Python. Vi domanderete perché ci interessa. Ecco, me lo sono chiesto anch'io, perché in fin dei conti mi interessa. Allora, perché prima di tutto i nostri sistemi Linux possono usare software. Ovviamente sono basati proprio sui repository di software Debian o Red Hat, di tipo Red Hat con i pacchetti classici di software. Tutto quanto vedete qui nella mia Ubuntu, così come nella vostra o nella vostra distribuzione, è basata su pacchetti software installati dai classici repository che sono in formato o Deb o RPM solitamente. Ce ne sono anche altri, come Arch Linux, che ha il suo formato, però insomma, ecco, software, diciamo così, tra virgolette, comuni, convenzionali, sono gestiti nei repository, come abbiamo già visto più e più volte anche su questo canale. Ecco, ciò non toglie appunto che i nostri sistemi Linux possono usare tranquillamente software anche scritto in Python. Questo perché? Perché, come dire, tradizione sui sistemi Linux che Python, essendo un linguaggio interpretato e non compilato, dico, Python è installato per difetto praticamente su tutte. Non so se esiste una distribuzione Linux senza Python installato per difetto. Per difetto vuol dire che voi vi prendete un'immagine di installazione del vostro sistema operativo preferito, lo installate sul vostro PC e alla fine dell'installazione già vi trovate Python installato, o meglio, l'interprete di Python installato. Diciamo che analogamente a Java, dove c'è la Java Virtual Machine, c'è anche diciamo così, la Virtual Machine di Python installata sul vostro sistema, che vi fa funzionare i programmi scritti in Python. Ecco, che è un linguaggio di scripting, se vogliamo. Si crea il codice, lo si dà in pasto all'interprete Python che vi eseguirà quanto voi avete scritto nel codice. Ma questo non riguarda proprio tanto questo video, giusto una parentesi per capire cosa vuol dire Python e in che ambito ci stiamo muovendo. Ecco, Python è uno dei linguaggi di programmazione, appunto.
E siccome, come ho detto prima, c'è tantissimo software scritto in Python, uno dei motivi per i quali ci può interessare Pip è perché appunto i nostri sistemi Linux gestiscono tranquillamente software anche scritto in Python senza fare niente, senza dover installare niente di più di quanto sia già a disposizione nei vostri sistemi. Il linguaggio Python, ovvero l'interprete del linguaggio Python, è installato sui nostri sistemi Linux perché una parte del software esistente è già comunque in Python, ovvero noi diciamo così non ce ne accorgiamo, ma da qualche parte, e qui parlo specificatamente per Ubuntu, ma varrà in maggiore o minore misura anche per altre distribuzioni Linux, da qualche parte noi usiamo o stiamo usando o non sappiamo di stare usando qualche software scritto in Python o anche solo parzialmente in Python e magari anche in altri linguaggi che convivono assieme a Python, eccetera. Quindi qui da qualche parte nel nostro desktop grafico c'è qualcosa di Python, o dietro le quinte o direttamente con un qualche interfaccia, ma o magari nel tempo installando del software non ci rendiamo nemmeno conto che quel software è stato scritto in Python. Però è così. Ecco, e quindi ovviamente ecco perché ci troviamo l'interprete Python installato sulle nostre distribuzioni, perché è necessario per far funzionare i programmi Python e le parti del sistema operativo in Python che esistono nei vari, appunto, nei vari sistemi operativi Linux. Ecco, questi sono un po' i motivi per i quali ci interessa questo PIP, quindi questo gestore di pacchetti di software Python. Sono i motivi strettamente legati al nostro sistema Linux. L'altro motivo, l'ho già detto, c'è tantissimo software e a qualcuno potrebbe appunto interessare quel particolare software scritto in Python che risolve magari la sua esigenza che finora non è mai stata risolta, per esempio, in modo soddisfacente. Perché no? Diamo una sbirciatina anche a questo repository Python che amplia ulteriormente, ecco, la scelta delle applicazioni per il nostro sistema operativo. Quindi è un'opzione in più, ecco, un'alternativa in più nella quale andare a sbirciare per vedere se c'è qualcosa che ci interessa, oltre ai repository normali, consueti della nostra distribuzione. Oltre agli archivi PPA aggiuntivi, oltre a tutto questo, c'è anche questa opzione con PIP. Perché proprio PIP ci interessa? Perché PIP facilita notevolmente la gestione dell'installazione dei software Python. La rende, come dire, uniforme, sistematica. Python, come ho detto, è un linguaggio interpretato, né più né meno come la shell bash, né più né meno che Java, eccetera, eccetera. Ecco, può essere magari semi-compilato, eccetera, eccetera, però in sostanza è un linguaggio non compilato come può essere il C o il C++, ma interpretato. Quindi praticamente ciò che scriviamo noi come codice viene letto da questa virtual machine di Python ed eseguito. Diciamo che la virtual machine, l'interprete Python, fa da tramite fra il linguaggio macchina, cioè del nostro PC non comprensibile a noi umani, e invece quanto scriviamo noi che è comprensibile a noi umani. Ecco, sta lì in mezzo e fa da interprete fra noi e la macchina. Con questo cosa volevo dire? Ecco che PIP ci interessa perché è vero che se qualcuno scrive un linguaggio Python può semplicemente mettere il codice sorgente su una pagina web, noi scarichiamo quel codice, lo salviamo in un file di testo, per praticità magari con l'estensione .py, che sono i classici codici sorgenti Python, py, e poi possiamo eseguirlo, Python spazio. Quel file.py e verrà eseguito. Ecco, questo però non è così, almeno dal mio punto di vista, è un po' il modo, tra virgolette, Windows di andare a prendersi i software necessari. Si cerca in rete, si trova quello che serve, lo si scarica e lo si usa. È un modo un po' più, tra virgolette, disordinato, meno organico. PIP, diciamo che rende appunto più sistematica questa
è più ordinata questa gestione. Fa capo a un repository piuttosto fornito di programmi Python, che è questo. Eccolo qua. Quindi pip gestisce specificatamente questo repository, che ve l'ho aperto qua sullo sfondo del video per mostrarvi in ordine alfabetico quanti programmi ci sono. Qui si scorre, adesso scorro velocemente, quindi dalla A alla Z, però vedete quanti programmi già ad oggi sono presenti in questo repository di programmi Python. Ogni programma ha la sua descrizione sulla destra e qui potete già in questa pagina web, che ovviamente vi lascio in descrizione, potete cercare, potete leggere la descrizione di ogni programma, cosa fa e vedere se c'è qualcosa che vi interessa. Ecco, questo è, diciamo, il modo manuale di andare a cercarsi i programmi, si possono vedere i dettagli, eccetera, eccetera. Poi appunto c'è pip che avevo già prima sullo sfondo del video. Questa è la pagina del progetto pip, la pagina principale. C'è questo pip che fa da interfaccia con questo catalogo di software Python. Permette appunto di, come gli altri gestori di pacchetti, permette di cercare software, permette di installarlo, permette di aggiornarlo, permette di disinstallarlo, eccetera, eccetera, un po' come gli altri gestori di pacchetti, appunto. Allora, pip è questo, appunto, ho messo nello sfondo la sua pagina. Questo è il catalogo del software nel quale fa capo pip. Vediamo un po' se c'era qualcos'altro, non credo. I riferimenti, questa volta invece di lasciarli in fondo alla scaletta, li ho già messi prima, così vi ho già mostrato di cosa si tratta, diciamo, a livello web. Potete andare a leggervi tutto quello che volete in questa pagina di pip rispettivamente, scorrere appunto il software che esiste qui nel repository, che si chiama PYPI, Python è PY. E passiamo alla parte pratica. Ecco, non avevo non molto da dire in più come introduzione, giusto per capire l'ambito nel quale ci stiamo muovendo in questo video. Installazione. Quindi pip stesso è un programma Python. Quindi dobbiamo iniziare perlomeno a installare lui per poi poter gestire tutti gli altri programmi che eventualmente abbiamo bisogno e vogliamo installare. Quindi installazione di pip è il primo passo. Come si fa? Il modo più spiccio in un terminale è copia e incolla di questo comando. Nei repository di Ubuntu esiste già, appunto, è già presente nei repository standard, quindi basta fare sudo apt-get install Python righetta pip e ve lo installa. Se volete usare l'interfaccia grafica, tra virgolette, ufficiale, potete aprire Ubuntu Software Center, vi cercate pip e vi verrà fuori sicuramente fra le voci questa. Scegliete questo pacchetto, lo installate e ottenete lo stesso risultato. Una volta installato pip, abbiamo la base di lavoro pronta. E quindi vediamo le operazioni di base di un gestore di pacchetti, di un package manager. Le sappiamo, ma vediamole specificatamente per pip. Ecco, perché no? Vediamo appunto le operazioni di base che si possono fare con pip in questo video. Ci sono più opzioni, più o meno estese, più o meno adatte a varie situazioni. Qui vediamo proprio quelle minime indispensabili per installare, disinstallare, aggiornare, eccetera, eccetera. Quindi, come spesso e volentieri faccio nei miei video, se l'argomento veramente vi interessa, è di vostro interesse, di vostra necessità, approfondite anche, grazie anche ai riferimenti che vi lascio sempre, approfondite per conto vostro il tema e quindi scoprirete, soprattutto qui, nella pagina, nel sito dedicato al progetto P, vedete User Guide, ovvero la guida per l'utente. Qui c'è tutto dettagliatissimo, passo passo, ogni installazione, ogni opzione, ogni operazione, tutto descritto con tutte le opzioni. Ecco, detto ciò, armiamoci del nostro terminale, perché pip ha un'interfaccia non grafica ma da terminale. E per esempio vediamo la prima operazione ovvia, cos'è? Voglio installare qualcosa.
Adesso, fra tutta la marea di programmi che ci sono qui, non è che io abbia al momento una particolare esigenza. Qualche giorno fa mi è saltato all'occhio un articolo su un blog che è, mi sembra, accidenti, questo qua, credo. Ecco, questo qua. Ecco, mi è balzato all'occhio un articolo di questo blog famoso, diciamo, per notizie su Ubuntu e Linux e open source in generale, Web Update. Di cosa parlava questo articolo? Di cosa parla questo articolo? Di MPS Righetta YouTube, che è uno strumento da linea di comando, quindi da terminale, che permette di cercare, eventualmente visualizzare e scaricare video da YouTube. Quindi si interfaccia YouTube, questa utilità MPS YouTube. Caso vuole che poi leggendo l'articolo ho scoperto che questo MPS YouTube è un programma scritto in Python. E infatti dove l'ho scoperto? L'ho scoperto quando sono arrivato al punto di come si fa a installarlo. Eccolo qua, come si fa a installarlo. Ho scoperto che si installa via pip, ed ecco che qui mi è scattata la scintilla per dire: ma perché non faccio questa prova e poi creo magari un video su pip? E non avendo particolari esigenze, era più una curiosità per me, dico, uso proprio questo programma come esempio di installazione, eccetera, eccetera. Ecco che appunto andiamo ad installare MPS YouTube. Come si fa? Si richiama pip con davanti il comando per diventare temporaneamente amministratore del sistema in modo da poter installare, perché si va a installare in cartelle di sistema, quindi riservate alla user root, eh? Quindi qui niente di nuovo, ma l'unica cosa nuova è il pip. Quindi come facciamo? Proviamo con questo comando. Sudo pip install, quindi voglio installarlo. Enter. Mi chiede la password, ovviamente. Adesso digito la password, faccio enter, vediamo cosa succede. Lo scarica. Lo scarica. Vedete, è andato a prenderlo. Da dove è andato a prenderlo? Da qui, praticamente. Se lo cerco qui, spero, vediamo un po' se me lo trova, perché la pagina è veramente lunga, eh? YouTube, eccolo qua. MPS YouTube versione 02.1 Terminal Based YouTube Player and Downloader, quindi ecco un tool da linea di comando, e vediamo che appunto la versione 02.1, vedete che coincide, è andato a scaricarsi il suo pacchetto, l'ha spacchettato, l'ha installato dove deve installarlo, nelle sue cartelle, ha fatto pulizia del tutto il lavoro che ha fatto, e adesso il programma è installato nel mio sistema. Tutto lì, semplicissimo, come fare un sudo apt-get install normale dei repository e dei pacchetti Debian normali. Una volta installato, ovviamente il programma posso usarlo. Ecco, adesso questo è giusto per darvi la prova che è installato. Vediamo un po' se me lo trova. No, non si chiama così. Com'è già che si chiama? Per farlo partire, accidenti, non mi ricordo più. No, accidenti, come si chiama? MS, perché non si chiama così? No, accidenti, scusate. Non si chiama così l'eseguibile di questo programma, ma ci picchia. Ha un altro nome la partenza del programma. Dov'è? Dov'è? Ecco qua, MP sit. Accidenti, non potevano chiamarlo uguale al nome del programma, no. MP sit, ecco, MP sit, poi MPS YouTube 02.1 è partito. Ecco, non è lo scopo di questo video mostrarvi come funziona una ricerca su YouTube attraverso questo programma, però volevo farlo partire. Perché volevo farlo partire? Per darvi, tra virgolette, dimostrazione
che in effetti il mio programma Python è stato scaricato dal repository, installato ed è funzionante immediatamente. Ecco. Usciamo dal programma. Quindi abbiamo installato. Una volta installato, prima o poi, se questi programmi sono dei progetti vivi, verranno anche aggiornati ad ulteriori versioni nuove. Come si fa ad aggiornare? Ecco, a differenza dei sistemi, dei repository, chiamiamoli tradizionali, dei sistemi Linux, quelli sui quali si appoggia per esempio il nostro Ubuntu, non si aggiornano da soli questi programmi. Cioè pip non è un repository integrato nei sistemi dei repository di Linux vero e proprio, è una cosa a parte. E quindi non si aggiornano da soli i programmi. Ogni tanto dobbiamo pensarci noi a verificare se ci sono degli aggiornamenti e poi applicarli. Come si fa a vedere se ci sono degli aggiornamenti? Si usa un comando pip list che fa un elenco, outdated, che vuol dire scaduti praticamente, no? Outdated vuol dire fuori dalla data di scadenza. Usiamo questo comando. Ed ecco che incomincia a lavorare. Questo comando ci mette un po', ecco, magari metto in pausa il video intanto che aspetto che finisca. E non preoccupatevi, ci mette un po' a fare il giro di tutto il vostro sistema ed estrarre tutto quanto trova. Poi ci risentiamo fra un attimo. Rieccoci, tornati in video. E piplist outdated ha finito il suo lavoro, quindi ci ha messo paio di minutini, almeno sul mio povero PC che non è chissà che fulmine. Comunque, la prima cosa che notate è che questo piplist ha stampato a video nel nostro terminale un casino di messaggi e di programmi. Quindi vi chiederete: ma come ha installato un unico programma, magari l'unico che è fatto attraverso pip, e viene elencata tutta sta roba. Ecco, attenzione, vedete quanta roba. Ecco, nell'utilizzo appunto di questo pip, prima di creare questo video, ma ha fatto il giro ovviamente come faccio sempre per vedere cosa succede, e ho scoperto appunto che pip, in questo caso pip list, stampa un elenco dei programmi che hanno disponibile una nuova versione, o potenzialmente hanno disponibile una nuova versione. E attenzione, l'elenco include anche programmi che sono stati installati con altri pacchetti, per altre vie, con i repository normali, per esempio, del nostro Ubuntu, e che non c'entrano con la gestione via pip. Vedi, nota qui sotto, ecco qui un punto di attenzione. Mi raccomando, almeno questo è il consiglio che caldamente che vi do, non toccate programmi diversi da quelli installati da noi con pip. Per tornare al nostro esempio pratico, qui sono stati elencati, a parte questi messaggi di errore o di avviso, lasciamo perdere quelli, lasciate perdere tutte queste cose in rosso che non c'entrano niente. Comunque vedete che questi in bianco sono potenzialmente programmi che hanno a che fare in un modo o nell'altro con Python e che secondo il sistema pip hanno a disposizione una versione nuova. Che ne so, questo JSON schema. Sul mio sistema è presente la 2.3.0 di versione e pip mi dice: guarda che avresti a disposizione una 2.4.0, eccetera, eccetera. Così tutte queste scritte bianche, lasciate perdere queste colorate in rosso o giallo, lasciamo pure perdere quelle. E vedete qui che ci sono tanti programmi in bianco, non sono in ordine alfabetico, comunque vedete quanti sono. GNUPG addirittura 125, ci sarebbe la 124, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Attenzione, appunto, dico in questo, l'ho messo in giallo, in evidenza apposta, non toccate quei programmi perché sono stati installati per altre vie, pacchetti Debian normali o dipendenze di altri pacchetti, di altri software che noi abbiamo installato sul nostro sistema. Ecco, a riprova di quanto dicevo nell'introduzione di questo video, che i nostri sistemi Linux si intrecciano con Python, cioè hanno del software che totalmente o in parte hanno a che fare con qualche modulo, qualche libreria Python o qualcosa del genere che abbia a che fare con Python. Ecco, la prova è questa. Vedete, io ho installato un programma con pip, MPS YouTube, poi ho chiesto di fare una verifica sui programmi che potrebbero essere aggiornati.
e me ne saltano fuori 20 o forse anche più di 20. Questo perché? Perché per altre vie, appunto per il normale vita dei repository del mio sistema Ubuntu in questo caso, ci sono anche delle installazioni che hanno a che fare con Python, ma che non hanno a che fare con pip. E pip però, da quello che ho potuto capire e vedere da questo risultato, riesce a fare un giro in tutto il sistema e a catturare tutti i programmi che hanno a che fare con Python. Ecco, dico attenzione, non toccate questi programmi perché hanno una vita loro. Cioè, se questo programma SRP deve essere aggiornato da 1.04.1.05, ci penserà al suo pacchetto originale dal quale dipende. Ecco, e voi state attenti appunto a non toccare questi pacchetti, questi programmi, perché hanno appunto una vita loro, ripeto, e rischiereste, magari volendolo aggiornare questo programma, per esempio, questo non so neanche cosa serve né da chi è usato, SRP, non so neanche cos'è. Volessi aggiornarlo a tutti i costi con pip, magari introdurrei delle incoerenze nel mio sistema, cioè i programmi che fanno capo a questo programma magari si aspettano proprio la versione 1.04 e non sono compatibili con la versione 1.05, così vale per tutti gli altri. Quindi non aggiornate via pip questi programmi che provengono da installazioni diverse che con pip, cioè quelle che fate voi con pip, sapete che le avete fatte voi, sapete quindi che sono cose aggiuntive al vostro sistema. Invece tutte queste voci qui in bianco sono cose non aggiuntive al sistema, ma installate da qualche software o dal sistema stesso che ne ha bisogno, ma attenzione, potrebbe avere problemi a funzionare con una versione diversa da quella corrente che è prevista in questo momento. Quindi non toccateli questi qui. Prendetene atto se fate la vostra verifica con questo comando pip list outdated, prendete atto che ci sono oltre ai vostri anche altri programmi, ma non toccate gli altri. Curatevi solo delle vostre voci, nel mio caso MPS YouTube, ovviamente l'ho appena installato, quindi sarà l'ultima versione, infatti in questo elenco non risulta. Passano un mese, 2 mesi, rifaccio questo comando, magari anche MPS YouTube, viene elencato qui perché nel frattempo è uscita la versione 0.2.2, che ne so, ecco. Quindi il principio l'abbiamo capito, non è difficile, è solo importante, e lo sottolineo per l'ultima volta, non toccate tutte le voci che non avete installato espressamente voi. Lasciatele pure come sono perché ci pensa eventualmente il pacchetto di turno del vostro sistema Ubuntu ad aggiornarlo se necessario. Non toccateli gli altri. Pip stesso, ecco, pip stesso che abbiamo installato via Ubuntu Software Center prima, come prima operazione, essendo anche lui un programma Python, è installabile, scusate, è aggiornabile via pip. Ecco, forse diciamo così, l'unica eccezione di un pacchetto installato dai repository tradizionali, pip, forse l'unica eccezione che possiamo, come dire, azzardarci ad aggiornare comunque noi senza aspettare il pacchetto, perché come sempre sapete che i pacchetti delle distribuzioni come Ubuntu tendono ad invecchiare col tempo. Ecco, pip stesso, essendo comunque parte integrante del sistema pip e confinato alla gestione di pip, può essere aggiornato attraverso pip stesso medesimo. Ecco, quindi forse è l'unica eccezione. Dopo la prima installazione con Python pip si può tenerlo poi successivamente aggiornato. Questo l'ho già fatto io. Un po' mi pento di averlo fatto per non mostrarvi un upgrade nel video, però l'ho già fatto l'aggiornamento di pip perché guarda caso quello del pacchetto era una versione più vecchia di quella che c'è adesso, quindi ne ho approfittato per fare l'esercizio e la prova di aggiornamento. Fatto sta che qui stiamo affrontando il capitoletto, il paragrafo aggiornamento programmi, abbiamo visto come si fa a verificare se ci sono degli aggiornamenti con questo programma, in questo comando. Abbiamo parlato di come trattare l'elenco che esce da questo comando,
Abbiamo detto che pip stesso può essere aggiornato via pip, ma come si fa ad aggiornare? Alla fin fine, quando vediamo che un nostro programma che abbiamo installato ha una nuova versione, possiamo aggiornarlo a quella nuova versione. Come si fa? Sempre col sudo pip install, come per l'installazione nuova, ma con l'opzione righetta righetta upgrade. Quindi il comando è sempre quello, installa, ma in modalità di aggiornamento. Ecco, faccio ugualmente il comando, anche se non ha senso perché sappiamo che MPS righetta YouTube è già l'ultima versione. Ecco, quindi il modo garantito per non toccare altri programmi che hanno a che fare con Python e che devono restare di sistema così è sempre specificare su quale pacchetto software vogliamo agire con i nostri comandi. Ecco, come in questo caso, sudo pip install righetta righetta upgrade cosa MPS YouTube. Quindi questo esclude che vengano toccati qualsiasi, che venga toccato un qualsiasi altro programma. Ecco, faccio enter. Ok, mi richiede la password. E voilà. E ovviamente l'esercizio, tra virgolette, è fatto a metà perché mi dice che è già already up to date, cioè è già aggiornato. Cosa me lo chiedi a fare? Che è già aggiornato MPS YouTube. Non fosse stato così, avrebbe fatto praticamente la stessa cosa. Vediamo un po' se c'è ancora qui nella storia del terminale. Non lo so se c'è, io provo. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. No, non c'è più nella storia del terminale, purtroppo. Beh, la prima installazione che abbiamo fatto, avete visto, ha scaricato il pacchetto e l'ha installato. Ci fosse un aggiornamento, farebbe più o meno la stessa cosa. Scarica il pacchetto con la versione nuova e sovrascrive la versione esistente. Tutto lì. Esattamente, ripeto, come i gestori di pacchetti convenzionali, normali. Ecco. Ancora una volta, proprio perché è importante, ho messo attenzione per evitare di aggiornare pacchetti che non c'entrano, usare sempre il comando specificando il pacchetto sul quale si vuole agire. Quindi in questa forma non c'è nessun pericolo di usare magari questo comando in una forma globale che aggiornerebbe tutti i pacchetti esistenti. No, gli diciamo voglio agire su questo e siamo a posto. Una volta installato un programma possiamo anche vedere alcuni dettagli di questo programma. Prima di tutto, come faccio a elencare i programmi che pip riconosce come Python e quindi gestibili anche da lui? Con pip list, quindi list senza l'opzione outdated, pip list va decisamente più veloce perché non deve andare a verificare le versioni, quindi gli dico semplicemente fammi una lista di quello che c'è sul mio PC, pip list, e lui vedete che in un nanosecondo mi elenca tutti i programmi che potenzialmente hanno a che fare con qualcosa di Python e potenzialmente potrebbero essere gestiti da pip stesso. Però vedete che c'è tanta, tanta, tanta roba che non c'entra niente con quello che io ho messo. Vedete, ci sono anche programmi che alcuni se ne riconoscono, di sistema, duplicity, epub, gnupg, proprio programmi di sistema, quindi ripeto da non toccare. Ecco, fra i quali c'è anche il mio bel MPS YouTube. Ecco, voi direte, ma magari poi mi dimentico cosa ho installato. No, difficile, è pip, eccolo qua, pip già aggiornato anche lui. Se stesso, pip è un programma Python, quindi si elenca se stesso. Non è poi, non credo che sia un gran problema dimenticarsi fra tutti questi quali io ho installato, perché se l'ho installato vuol dire che avevo un interesse ad usarlo. Se ho interesse ad usarlo, so benissimo cosa ho installato e cosa uso normalmente. Tutti questi non mi dicono niente come programmi, nel senso che sono programmi di sistema, avranno anche a che fare con Python, ma non c'entrano niente con quello che ho installato io. Quindi il mio MPS YouTube, se lo usassi per dire quotidianamente o abbastanza frequentemente, so benissimo qual è. Voilà, comunque list per vedere quali programmi sono riconosciuti da pip come di sua competenza o potenzialmente di sua competenza. Come faccio a vedere specificatamente il dettaglio di uno di questi programmi? Pip show
e poi il nome del pacchetto, il nome del software. Quindi pip show mps youtube, e lui mi dice ok, il nome è quello lì, la versione, sei arrivato alla 021, installato sul tuo sistema, dove è installato, qua ti dà anche il percorso, e dice che a quanto pare ha una dipendenza questo programma. Sarà un altro programma Python, un modulo, una libreria, non lo so, PAFY, non so se è elencato qua sopra, francamente, non lo so. Ah sì, eccolo qua, PAFY, quindi quel pacchetto che io ho installato non funzionerebbe se non ci fosse questo. Quindi questo qui era già installato, immagino io, di sistema, nella mia Ubuntu, perché non so cosa sia, non l'ho mai visto. Quindi PAFY c'è, e quindi anche MPS YouTube può funzionare tranquillamente. Quindi qui mi mostra anche le dipendenze, delle eventuali dipendenze di pacchetti che io installo. Questo per avere i dettagli, ecco. Un po' come se apriamo Synaptic o Ubuntu Software Center, andiamo a vedere i dettagli, la scheda di dettaglio del software che abbiamo installato, che vogliamo installare. Voilà. Fatto tutto il giro, installato, visto come si aggiorna e tutto quanto, a questo punto dico, voglio togliermi dai piedi questo programma, perché non fa quello che volevo, non mi piace più, non lo uso più, non mi serve più. Come faccio? Beh, come c'è l'install, c'è anche l'uninstall, e questo è il modo per togliere un programma dal sistema via pip. Quindi sudo pip uninstall, e gli dico che cosa, enter, e voilà. Lui mi dice, esattamente un po' come i sudo apt-get install uninstall di sistema Debian dei pacchetti. Lui mi dice ok, tu mi hai chiesto di disinstallare, quindi uninstalling MPS YouTube. Lui mi dice guarda che vado a toglierti tutta sta roba, perché l'ho messa lì prima quando ho installato, e alla fine mi dice vuoi procedere? Sì, no, gli dico sì, yes o no, or no, yes, e lui tracca in un attimo e dice ok, successfully, con successo disinstallato. Adesso non c'è più il mio M coso lì, che non mi ricordo già più come si chiamava. Ecco, MPSit, faccio enter, dice boh, non lo trovo, non c'è più. Se facciamo pip list, vediamo che sotto la M, qui sì che è in ordine alfabetico tra l'altro, quindi M PS non c'è più, vedete, sparito, pulito. E così abbiamo chiuso il cerchio delle operazioni basilari di un gestore di pacchetti, di un package manager. Abbiamo visto tutto. Questo è pip, voilà. Chi usa regolarmente i gestori di pacchetti, quindi chi usa un sistema Linux, in sostanza, si ritroverà a casa sua, perché pip, in fin dei conti, fa poi le stesse operazioni. Ultimo punto, prima di chiudere questo video, è la ricerca nel repository. Quindi un'opzione è ricercare sulla pagina web direttamente, questa, qui c'è il campo di ricerca, e quindi si può cercare, MPS YouTube, ecco, voilà, l'ha trovato, c'è una voce sola, è già aperto il dettaglio, con tutte le spiegazioni del caso. L'altra possibilità è questa qui, appunto, la ricerca diretta via web. L'altra possibilità è ancora con pip stesso nel terminale, quindi faccio pip search, quindi pip cerca che cosa? Adesso, giusto per cambiare, metto PDF per farmi uscire tutto ciò che ha a che fare con la gestione di PDF. Faccio enter, lui va qui praticamente, viene qui, questo comando pip viene qui e cerca, e poi mi butta fuori tutto l'elenco che ha la parola chiave PDF, o nella descrizione qui sulla destra, o nel nome del programma sulla sinistra. Quindi non so quanto sia lungo, fatemi vedere un po'. Ecco qua, qui ho messo il comando e qui è iniziato a elencarmi un casino di roba: PDF miner, parser di PDF, PDF, PDF
PDF query, quindi boh, legge PDF. E vabbè, dopo ognuno ovviamente può cercare ciò che gli interessa, se c'è qualcosa che gli interessa. PDF server. Vedete, ce ne sono decine solo con la parola PDF, tutti scritti in Python. Ecco, vedete. Voilà. Questo era quanto volevo mostrarvi, appunto, Stimolato dalla scoperta di un pacchetto in Python gestibile via pip, mi sono detto perché no, perché non metterlo a disposizione questa conoscenza anche a voi. Quindi, con questo ho concluso la presentazione di pip. Spero come sempre che vi sia interessato anche questo video e con questo vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!